Ciao ragazzi, sono Voscente e bentornati su Restless Gaming. Questo è uno speciale per i 4.000 iscritti del canale, grazie di cuore ragazzi. Se è stato possibile, ovviamente, è solo grazie a voi, grazie a tutti quelli che mi seguono da tempo e a tutti quelli che si sono iscritti solo da poco. In questo speciale ci saranno i 30 minuti più belli della live di 12 ore super mega sclero su quella merda di gioco che è The Order 1886. Vi assicuro che finirete questo video con il dolore sulle mascelle, proverete un dolore alle mascelle tremendo. Questo video non l'ho editato io, l'ha editato The Lollers, che ha un canale, il cui canale sarà in descrizione. E l'ho fatto come regalo di compleanno. Ma senza indugio passiamo subito a questo video che vi assicuro vi farà sbellicare alle risate. È grandioso. Si parte! Auguri per i 4.000, ci siamo arrivati poi alla fine, siamo... Sì, a 4.000. Appena fatti. Auguri! Appena fatti, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ok, ci hanno pugnati e buttati in una cella. Sarà un successo questo gameplay. Adesso continuare tutto. Ok, dobbiamo... Oh, triangolo, sì! Ehi, sacco di merda! Ok, io sono un triangolo, ho premuto. Ragazzi, qua sta facendo un bordello. Dai. Questi lucchetti medievali. No, forse vittoriani. Non dice mai, non fanno più lucchetti Non come una fanno più volta, lucchetti come volta, meno male. nemmeno mai, infatti. Allora, muovi L a sinistra e premi 0 per spostarti dietro un altro riparo. Cerchio, premi 0. Vabbè, 0. Quindi che sei un PC gamer, non c'è un cazzo da fare. È 0. Sparate a destra. È armato! È armato! Abbiamo l'ordine di aprire il fuoco! Oh, calma! Oh! Ok, minchia, però gliene fottiamo un cazzo del collega. The orders, not eight, Hai visto? Ho sbagliato pure io poco fa nel titolo, ragazzi. Ho messo The Order 1986, che non è un problema, però tutte cazzo le tag del gioco erano pure sbagliate, il che mi sembra un pochettino, un po' una rottura di palle. 1886. Potrei leggerlo in inglese, però un pochettino mi rompe i coglioni, perché l'articolo è tutto là, non c'è un tasto Ma ti si per... incrociano gli occhi ora che finisci di leggere Sì, sto parentesi. vabbè. Però mi fa piacere che sono andati ad approfondire gli articoli e hanno dato quelli che hanno fatto la traduzione italiana merito a tutto il tempo che hanno speso a Esatto. creare una storia, no? Dov'è questo di qua? Vediamo se mi Buongiorno. saluta. Buongiorno. Vogliamo parlare della sua faccia bellissima. Guarda. Allora, i cilindri di cera contengono incisioni audio. Premere opzioni e selezionare archivio per ascoltare. Cioè, bisogna andare nelle opzioni. Ma veramente fai? Archivio, ma veramente? Giochiamo a calcio alla borsa. Calcio alla borsa, Dana. Premi X per saltare. Beh, più o meno la stessa mobilità di Assassin's Creed, Io gli darei pugni per veramente queste bande che hanno messo in alto e in basso, cioè sono da eh? No, ma ammazzarle. è per rendere tutto Sì, cinematografico. è per renderlo cinematografico. Non perché non ce la faceva la PlayStation, no? Risoluzione. Ah, Quando bellissimo, siamo dentro ragazzi. non deve passare nessuno. Praticamente c'è Sicuramente il sei pilota quello più carino. automatico in questo gioco. Si clicca un altro tasto e segue Intendi quasi. un vero uomo che... Via libera. Ricarichiamo. Muoviti! I comandi fanno un po' cagà. Ok, la strada è libera, ce l'ha detto lei, meno male. Noi ci fidiamo, ovviamente. Dove? Oh, meno male che la strada è libera. Dove cazzo è libera? C'è Me l'ha questo qua detto che che ce ne sono altri nel cortile. è. È cortile, è cortile. In cima alle scale! Quanto cazzo risiede la testa di questo? Dai, che io sono quasi invulnerabile qua. Sono il protagonista, mi fanno morire ora. Cioè, il gioco è finito, quindi. Mi sa che non sei così Però invulnerabile. non sono così invulnerabile. Sono stato vulnerabile per qualche secondo. Cioè, dai, giù, no? È stordito, sparagli No, ora! semplicemente dovevi farlo. Cioè, bisogna premere right 1 senza mirare? E tutto andrà bene? Vabbè, ok. Tutti in pigiama questo, fammi Sì, infatti, perché sono in pigiama? Signore Eminflex, pagherà! Devo sparare la minchia. Ragazzi, cioè, mi mira lui. E
e sto facendo cagare anche in questo modo. Che è la prima volta che quando mira il computer è peggio. Cioè sì, effettivamente. Che quello è, è comparso uno. È comparso uno davanti. Che il Duca è sotto al Marchese? Non lo so. Dipende, se sono gay e gli piace prenderlo, che è sotto. Madonna. Cioè la grafica è tanto simile al filmato che uno... Sì, non riesce a capire quando finisce. Ma l'interno dei pantaloni è fatto di tuta, tipo di quelle acetate. Non acetate, quelle... Sì. Quelle dell'Adidas. Sì, lui veste Adidas come pantaloni. Ok, allora supera, muovi left in avanti e premi X per salire su. Ma vaffanculo, ma veramente. Quanto vai. Difficile. Grazie che me l'hai detto. La spiegazione quanto difficile. Non so se è più irritante il fatto che compaia sulla destra invece che a centro schermo. Lato opposto a X per saltare. Ah, è Prince of Persia. Chi è quest'uomo bello? Oh, ok. Non è proprio un uomo. Mademoiselle. Eli. Oh, che cazzo c'è? Ma perché mica c'è la X? Ma vaffa. Ma via illusione, io la voglio ammazzare. Non ti posso sparare mentre vieni verso di me. Siamo uomini quando. Ok, avete ragione, abbiamo ucciso qua Hermione. Sto arrivando. Ma questo qua l'ho evitato però da genio proprio. Ah, proprio così alla fine. Cioè, R2 è qua. Che cazzo è? Minchia. Corri. Ma va pigliala in culo. Questo sistema di mira, come cazzo si prenderà mai quello là? Un'arma che si carica. Ma va ma. Ah, però riprendi da qua. Cioè non dovevi. Sei caricata un istante, no? Era uguale. Sì. D'accordo. Come si esprime l'ordine dei cavalieri reali di sua maestà nel merito di Whitechapel? Sì? O no? Sì. No. No. Il verdetto è no. Sì o no? Il verdetto è no. Il consiglio è ora sciolto. Sì, yes or not. Sì, yes or no. Is no. Smettila, Sebastian. Sì, minchia, questo era come faceva i sondaggi, le votazioni di Gheddafi insieme a Saddam. Meglio no? Non intracciarmi quando si mette. Il verdetto, come votate, sì o no? Sì, il verdetto è no. Ma che spalle ha quell'uomo? Ha un strong wizard. Ok, dobbiamo esaminare pure la mela. Vabbè. Achievement bloccato. Tira la mela. Ora mi dice R2. Ok. Il problema di questo gioco, ragazzi, è che ha dei comandi, un comando diverso per fare ogni cosa. Fammi passare, dai. Dai, li sorprendiamo o no? Forza! Ma non l'aveva agganciato. Risparmia le preghiere. Nessun dio l'aiuterà. Nessun dio perché? Lo devono chiamare il misericordioso, il protagonista di cui continua a sconoscere il nome. Troppo sembra quello, ragazzi, di There Will Be Blood, fra parentesi. Non so se avete visto questo film. Forse in italiano sai, ci sarà sangue, se l'hanno tradotto letterale. Sì, perché secondo te sono poche centinaia. Quei farabutti dei ribelli. Sì, vabbè, tradotto in italiano There Will Be Blood, no, che ci dovrebbe essere letteralmente ci sarà il sangue, sarà quel pazzarello nel deserto con. Speriamo funzioni, no. Che cazzo è sta cosa? Raggiungilo. Ah, è una torcia. Ok, è una lampada. È combo di torce. Sì, medievalissima. Cosa ci suggerisce? Guardate, la faccio vedere da lei. Direi che dobbiamo essere siamo al capitolo 4. Ma togliti che la stai impallando, poverina. Eh no, questa lampada fa. Minchia, faceva più luce una candela, onestamente. Cioè, fa buio dove la punto. Cioè, in un posto dove sicuramente non ci saranno uscite multiple, cioè c'è solamente andare dritto. Che ci fanno qui? Che cazzo? È proprio così, cioè. Vabbè, l'ho colpito nel braccio. Che cazzo, nel braccio l'ho colpito. Ma vaffanculo, ma io perché faccio così quando posso fare così in questo qui. Gioco? Così? Ma perché si ferma? Perché non va? No, non va ravvicinato. Ma che minchiate sono? Cioè, non li afferra più. Ha deciso che qua dentro la metropolitana non si afferrano. Ma ti stavano sparando. Ma ne ho ammazzati 10 così poco fa.
Cioè, non si può più afferrare. Perché in metro c'è... cioè, l'health and safety, ragazzi, per la sicurezza non si possono toccare. Ma proprio stronzi sono i programmatori. Mi tolgono una parte integrante del gameplay così. Ma poi... cioè, vabbè. Non ci si può più coprire. Ah, neanche la copertura adesso. No, neanche, vanno tolto pure la copertura. Sei nascosto davanti a me. Non mi vedrà mai. Una volta mi è successa una cosa del genere con una persona che non riuscivi più a fare il miliardo. No, che tu non conosci, che era così ubriaca che praticamente io ero seduto sopra un letto, lei ha cominciato a camminare a quattro zampe, è entrata dentro l'armadio e mi diceva di trovarla, no? Perché non l'avrei mai vista. Vabbè. L'armadio era davanti a me. E intanto, lasciate un bel mi-like. Un bel mi-like. Un bel mi-like. Faccio tutto tu vuoi, facciamo le lungo lungo. I pazienti hanno ferite da artigli. Non parlate insieme, però. Sì, sì, no, è bel, ti non confondere, se no capisci qualcosa della trama, visto che praticamente è un film interattivo. Facile proprio. Non mi dire che bisogna... no, hai bisogno dell'aiuto. Gray, qualcuno nel seminterrato. D'accordo, vado al piano di sotto. Bene. No, il tasto era solo per fare così, a quanto no, pare. No, no. Di sotto non c'è corrente. Sì, anche qui. Procedi con cautela. Vabbè, abbiamo la nostra torta. Ma hai appena detto che non c'è corrente. Ma hai detto che infatti non c'è corrente, questa che cazzo è? Ragazzi, c'è qualcosa che non c'è corrente. No, mi correggo, di sotto c'è un po' di corrente. C'è un filo di corrente. Cioè, no, parlava di corrente d'aria. Esattamente. Quegli spiragli sono mortali, quegli spifferi, no, scusate, spiragli. E abbiamo vabbè, lasciamo stare. È veramente una candela. È veramente una candela, non già. Questa scena mi ricorda, questa deve essere un tributo. Il primo Resident Evil mi ricorda. Tributo perché copia. Sì, ecco, chiamiamo tributo. E lo sai che è insanguinato, c'ha le mani sporche di sangue, porco del cazzo. Ma veramente, Dio. Sento il tuo odore. Ma ce l'avevi già sulle mani. C'è un problema. Sì, il fatto che questo qua non avesse capito che aveva il sangue sulle mani. Suca! Come che tanti lucchetti si può spaccare sputandoci. E sparagli, che passa! No, eh! Che cazzo sono le allarmi degli elfi? Easy. Stai chiamare una ragazza easy? Sì, proprio c'è. Cioè, proprio volevi male dalla nascita, perché... No, tutti perché... i nomi fighi che c'erano, vuol dire facile in inglese, easy, no? Sei facile. Sei una ragazza facile, non è che... Ma cosa che c'è? Poi non dite che non vi porto capolavori, voglio dire. Questa ragazza, la parentesi, ha scelto mia moglie, io mi ero pure dimenticato che esistesse. Per un motivo, fra l'altro, non è che... cioè, non è che... Non posso resistere ancora per molto. Ma perché deve dire sempre easy? Cioè, non è che c'ho 50 persone, no? E deve dire il nome. Stanno colloquiando. Oh no, Carlo. Giusto, Carlo, vero Carlo? Sì, Fabio. Sì. Fabio. Dimmi. Dimmi, Carlo. Ti volevo dire. Ehi, tu! Fabio, vedi quello. Di nuovo qui, dove scappa. Carlo. È andata. Mi sembra che si stia buttando a terra. Devo anche portare. Sì, i miei genitori quando buttano il pesciolino rosso morto nel cesso, dice no, dai. È andato in un posto migliore. Va bene. Ispezioniamo. Cos'era? Ragazzi, tenete presente che ho pure pagato 11 sterline di spese di spedizione veloce per avere questo capolavoro all'Italia. Pensate, sì. Per dire sì. Quando uno dice soldi spesi bene. Sì. Hai pagato 11 sterline io per non prenderlo, lo sai. Si iscrivono pure, ragazzi. C'è del coraggio anche. Cioè, avete coraggio, vi state iscrivendo al canale pure abbastanza velocemente. Ragazzi, c'è un file audio che lo so fino al mattino, ragazzi, che lo so che voi volete sentirlo, quindi prima opzioni, archivio. Perché questo ti fino aiuta al mattino. No. Me ne vado via. Fino al...
ma spoiler. Ma è fino a mattino, cioè, infatti. Ma spoiler. Ti sono vicino. Ma poi si va fino al mattino. Fino al mattino, cioè, pure la piada per il culo. Le ore notturne sono alle porche. Che cazzo vuol dire? Valli e colline dormono a sorte, ragazzi. Ma che cazzo vuol dire? I miei cari stringerò forte fino al mattino. Cioè, la poesia si chiama fino al mattino e non c'è detto fino al mattino neanche una volta. Dama giace sognante. Oh, ci stava pure mattino. Mentre la terra dorme silente. Sì, però se vuole no, ascolta, dai. No, interrompilo. No, no, ragazzi, un like se volete vedere la persona accanto a questa cosa. Facciamo, morta nella vita reale. Fai una compilation, fai una versione di 10 ore. Se, no, no, bello è che se questa live, ad esempio, no, noi mettiamo, no? Saranno 7 ore di sangue, va bene. Mi verrà bloccata da YouTube per copyright su questa canzone. Ma stai facendo talmente tanto casino sopra la canzone che... Io, ragazzi, metto la pubblicità a chi compare se... Guardatevela, perché vi perdete questa. Se avete adblock, levatelo, vi diamo 5 secondi. Sì, sì, perché voi vedete presente che guardare la pubblicità vi risparmia questa canzone. Dove siamo arrivati qua? Non lo so. La cureranno a dover. Che, ma che mi parlo? Il coso è random. Cioè, proprio. Vediamo, proviamo. Ieri sono andato al supermercato e c'era uno sconto. Dammi un orologio più grande. Anche la metrica è andata a puttane. Le zucchine erano finite fino al mattino. Prendila in cu... No! 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 Sta ricominciando. C'era una mia moglie, qua state cantando. È una canzone bellissima. Siete già ubriachi, cioè, con mezza birra di cui non facciamo niente. I wish we were drunk. Questo ne spiegherebbe anche la rinascita repentina. Ok, bellissimo. Sono delle cose. No, di nuovo! No, no! Fino ad attia, togli sta cazzo! Fino al mattino. Ti regalerò una radio sveglia con sì, questa sì, canzone. Avete presente quella radio sveglia che si butta e si spacca? Vabbè, basta. Sì, nella lingua originale dice: i programmatori sono a puttane con i soldi che hanno fatto fino al mattino. Quello metto in italiano perché è giusto, esatto, che gli italiani lo sappiano. Partiamo in... Io vi assicuro che non giocheremo. Per favore, fai perdere la trama, che è importante. E le preoccupazioni per la mia salute? Vuoi? Ma se io sono tuo fratello e metto incinta nostra madre, il bambino è mio fratello o mio figlio? Ormai ti davamo per disperso. Io... Noi. Poi dice a me la trama importante. Questa è una domanda importantissima, ci ha dato in chat. Come osi tu... Fatta da Gasolio The King 2, no, perché è ritornato. Vabbè. Ah, abbiamo la cosa, l'apprecchio che ci hanno dato, quello che ci ha dato Tesla. Li richiude perché è importante. Non c'è elettricità. Ora non c'è elettricità per davvero. Accendiamo la candela. Come cazzo è accesa la candela con l'interruttore? Come no? C'è una candela là dentro. Per Dio. Voilà. Voilà, voilà, ha messo la morte, ma come la fa? Oppongono resistenza e sparano a vista. Rispondete al fuoco se necessario. Cioè no, scusa, fammi capire, tu hai fatto sta menata. Rispondete al fuoco se necessario, se mi sparano, cazzo. Ma perché adesso le lampadine sono accese? Non fare domande. Ehi! Che cosa? Ma porco del c***o, muoviti, coglione! Oh! Scusate! Ma così? Mi è uscito proprio...
Perché ma perché si ferma? Ma agganciano! No, arriva davanti alla pistola, lo stai vedendo! Prende paura. Si prende paura il ragazzo. No. Ma ammazzalo! Ma ammazzalo! Ma ammazzalo! Ma ammazzalo! No! Non mi sto rilevando! Ma che... No, fallito! Fallito, ma pigliala in culo! Hai sentito? Hai sentito? Hai sentito la minchia, hai sentito! Attenzione, vediamo Carlo che si avvicina al bersaglio. Attenzione, prende le... Ma poi mi va dritto là, cioè... Prende la via laterale. Mi dà sta cosa. Prende la via laterale, attenzione. Attenzione, intervento da dietro. Perché ha fallito? Nasconditi per carità divina. Ma per carità divina, vai, vai, che tanto gli siamo, ci siamo solo cambiati in avanti. Vabbè, ma questi si nascondono davanti a te, figurati. Ma muoviti, ma vai velocemente, ma per Dio. Ti hanno bloccato la possibilità di andare veloce ancora? No, si sta rigirando, ma va! Guarda che ti fa... Guarda che ti fa... Che cazzo ci devo fare? Ehi, intruso! Ma va! Ma va, pigliala in culo! C'è un... Non ce la faccio più, mi sta facendo invecchiare precocemente sto cazzo di gioco. Si muovesse, va con una lentezza, ma con una lentezza. Guarda che adesso si gira. Ma con una lentezza e si gira. Ah! Da fail! Perché fail? Abbiamo un problema. Toh, gioca. Lucan è a bordo della nave. Mio fratello. Sì, vabbè, Fabio, non bloccare la... No, no, ha tirato il joypad. No, no, ha tirato il joypad, no. È parte del gameplay. Dio. Vedi se riesci ad entrare nell'armeria. Dobbiamo usare la cocciato Tesla. Cioè, ragazzi, ma scusatemi, se praticamente bisogna fare un cortocircuito alle cose, no, per farli spegnere, non basta tagliare un filo. Andiamo, che ci hanno armati pure, perché... Più avanti potrebbero esserci ribelli, attenzione. Stiamo cercando i ribelli, cioè... L'obiettivo alla missione, trova i saboratori ribelli. Più avanti potrebbero esserci ribelli, si spera, li sto cercando, porco... Vai alla porta, ti copro io. Rilassati. Buon nuggets. Questo non è coprire, entro prima io, non è tu vai alla porta, ti copro io. Buona chicken nuggets. Ti calma? Sì. Cazzo se va. Deve essere passato di là. Ma tu... Deve essere passato di là perché da cosa lo intuisci? Dal fatto che è bloccato. Senti lo perché c'è una 50. Ci sì. Sono. Però allora, sta come riciclare il livello. La stessa strada di prima. E ora. E chiudi la porta, mi raccomando. Sì, è educato lui. Capitolo 6. No, dai. Quanti sono? 18. Cosa? Siamo a un terzo di gioco? Ma sei deficiente? Io no. Ma sei scemo? No, non è che... Ma poi vorrei capire cos'è quest'icona, no? Che poi diventa... A tutti i cavalieri in forza nell'area di Crystal Palace, per favore, rispondete! Ma wow, una radio nuova messa sul piedistallo. Potevano metterla sul corpo di un soldato, cerca quella cazzo di radio, quella mia... No, trovata, guarda caso, 2 secondi dopo, là. Pronto, ragazzi? Allora, adesso io vi intratterrò. Attenzione. Ho staccato le cuffie. Ecco com'è. Mi hai intrattenuto già, eh? Cristo, un gioco da non comprare. Lo guardo solo perché vuoi scendere, altrimenti Destin skipperei. Dalla sede delle... Se ti consola anche vuoi scendere, vuole ringraziarti se non per aver salvato la vita di tutti i passeggeri della nave. Ricordati che i tuoi primi 1000 iscritti li hai fatti grazie a me. Non è bello, ma non ci conosciamo. Bello comunque che mi fai giocare, grazie. 45 minuti di filmato. Guardie. Vediamo dove ci porteranno questi tunnel. Forse possiamo spostarlo insieme. Oppure potreste scavalcarlo come avete scavalcato tutte le altre cose. Troviamo un'altra strada. Forse possiamo sbloccarla dall'altro lato.
Se dobbiamo sbloccare l'altro lato, siamo all'altro lato della porta, quindi l'abbiamo aperta. Spiegati meglio, che forse non vuoi proprio dire questo. Cioè, il dialogo forse riusciamo a sbloccarlo dall'altro lato, già prevedeva il fatto che solo uno dei due riuscisse a salire. Un istante, perché devo spiegarlo a Fabio. Fabio, cavaliere, porta chiusa, ok? Forse riusciamo a sbloccarla dall'altro lato. Da questa parte. Che senso ha? E infatti è attraversata. No, perché loro già sapevano che ci sarebbe stato un minchia di enigma dove riusciva a saltare solo uno all'altro lato e aprire la porta all'altro. Cioè, i dialoghi sono stati scritti con il culo proprio. E ora non si può correre più, mamma Dio gli sparasse. Questo gioco ti fa venire voglia andare a giocare Ultimate Arena, eh? Ti ho sorpreso ancora, cavaliere. Cioè, veramente. Devo andare a correggere la recensione di Ultimate Arena. Scusate, ma non avevo provato questo gioco prima di Ultimate Arena. Prima recensione. Dove stare? Non c'è nessuno che ti accovacci, coglione deficiente. E poi esce dritto, no? Dopo essere stato accovaccio. Devi. Nemico sulla mia posizione. Attenzione. Ma ti fai porco del... Ma porco del porco! Gioco di merda! Esci, esci, dai. Bello come fa? Bomba a mano! Mi spari! A sto coglione! Bersaglio eliminato! Dai, che abbiamo capito. Qua dove cazzo è che... Ora corre come minchia, guardatelo là! Male che entrambi combattiamo. Vampiri. Non può essere. Stanno contra... Come? Ah, ora ci sono pure i vampiri. Ora ci sono anche vampiri, fa! Ma va! Molti a Whitechapel hanno visto il tuo nobilissimo vagare per le strade a notte fonda. No, è praticamente Underworld. Il film Underworld, la serie Underworld, con l'Icon e i cazzi di vampiri. Dobbiamo distruggere il carico. Di qua, ho trovato del carburante. Guarda caso. Rani, sei lì dentro! Devi... Che bello sentire la tua voce! Rani, sei ferita! No! Non ancora, ma presto! Sfonda la porta! Sei ferita, non ancora! Sei ferita, non ancora, ma presto! Che cazzo! L'ho afferrato! Come cazzo si fa a mancare? Porco del cazzo! Cioè, il triangolo ho premuto! Non ci si può più alzare. Puttana del d***o. Se non ho il triangolo io ammazzo qualcuno. Mi dovete dire come si fa ad andare avanti in un gioco dove non si riesce a vedere che ci sono delle barre nere. Intruso. Cioè, boh, Dio Po, Dio Po, non si vedono nemici. Niente chiave. Niente chiave, come cazzo fa a sapere che... Perché hai fallito? Perché hai fallito? Perché, porco del c***o, hai fallito? Carlo, fai una pausa di pipì, Carlo. Ma che cazzo di pausa? A lui lo mette in pa... Carlo? Signore gesuita! Hai trovato la chiave. No! Che sistema di copertura della minchia. Non andartene di là, Dio Po! Ma perché? Ma sei davanti! Ma sei una minchia! No, basta, 2 minuti di pausa, raga. Porco mio, fa una sigla. No, no, non si può, ma non si può, ma non si può, ma non si può. Ma non si può, ma non si può. Mi suicido. C'è qualcuno, eh? No! Noi. Ma perché?
ti vai davanti e non ti vedono. Poi però se non clicchi il triangolo nel momento giusto, quello cioè Fabio si sta avendo il miglior, come si dice qua in Inghilterra, the best time of his life, no? I migliori momenti della sua vita. What you? What happened? This game happened. Cosa è successo? Questo gioco è successo. Questi sono gli stessi che hanno fatto Devil Within, che ce l'aveva le bande nere, aveva l'opzione per togliere quelle cazzo di bande nere. Cosa mi avete detto? Togliere le bande nere. Perché? Perché non hanno senso le bande nere. Ma è più cinematografico. La buttana è la m***a, al contrario è cinematografico. Do we have to go down here? Non è il gioco che è difficile, il gioco è una minchiata. È il proprio questo sistema. It's just a rabbit. Fatti, girati. No, perché? 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 Mi devono spiegare perché? Ma c'è qualcuno. Ma dove? Ma chi? He saw you from behind. Oi! Carlo, ma non puoi giocare a H1Z1. Ehi, intruso! Rage time! Se il sistema di movimento non fosse così una merda, non ci fossero le barre nere, questa missione sarebbe pure carina. Ma è proprio, minchia, incriccato sto... Uno si avvicina alla parete e si incolla automaticamente alla parete, anche se non vuoi andare in copertura. Se c'è un muro e ti togli dalla copertura perché ti devi muovere il culo e ti devi spostare... Si butta automaticamente sul... Niente. Sì. No. Mi ha fatto cominciare da un'altra parte. No, ma è ridicolo. Dai, andiamo! Muoviti! È bloccato! È bloccato! Che cosa? Modalità foto? Chi ca... Modalità foto, è incollato, ha la bocca, avete presente come quando mettete la lingua sul ghiaccio e vi si incolla? Ecco, e lui è incollato sui fiori. Anstaccati subito, Dio. Sei una puttana, sei. Gioco di merda, veramente, ragazzi. Ah, ragazzi, guarda qua, si può fare pure la foto. A lui che è un coglione. Che bello. Allora, nascondi, esci, foto, quindi muovi, scorrimento, autofocus, scatta! Dov'è scatta? Cioè, allora, modalità foto, mostra, nascondi, annulla, esci, L1, R1, nascondi personaggi, nascondi, nessuno, tutti, va bene, scatta! Lo volete scrivere, coglione? Imposta sfocatura... E non ci ha messo come si scatta la foto. Ma sono dei coglioni. Possiamo pure cambiare lo stile, no? Perché è utile fare una foto così. Capitolo 18. No, 13, porco. 13! Stai calmo. Capitolo 13, ci mancava una V. Pensavi tu, eh. E volevi. Volevi. Deve puzzare poco questa persona per ora. Però le mani pure pulite. Smettiamo con questo respiro, per cortesia. Non volevo dire niente, però... È fastidiosissimo, ma basta. È finto. E poi lo stesso file audio ripetuto. Fra l'altro. Messo in loop. Dimmi. Puoi provare a vedere se sparando alla luce si spegne. Se sparando alla luce si spegne. È una mia curiosità. Ma quale? Meno male che l'elettricità è finita.
E dobbiamo ammazzarlo per forza, ma non è che c'è scelta. Corridoio. Voglio vedere se non clicco right 2 che succede. Se rimane così con una minchia, cioè con la pistola pesa, voglio dire. 5 signore, no? Prova a premere il tasto sbagliato. Non c'è i miei cagato. Ecco, prova a spremere il right 1. Facciamo proprio si left. Spara lui da solo. Left 2, left 1. Muoviamo un po' così per la 16. Coglione! Right 1. Ragazzi, non c'è niente che si possa fare. Sentiamo un po' d'audio. No, scherzo. Si va a fare. Bello, eh? Bello però è stato l'effetto quello pom così. Sì. Ma e quindi non erano 18. Ci ha preso per il culo. Ragazzi! È finito! No, voglio dire, oh mio Dio, ragazzi, questo splendido gioco è uno di quei giochi che ti colpisce al cuore. Cioè, questo era il finale. Ti lascia con un amaro. Questo era il finale. Sir Galahad, tutta l'ombra ti sta cercando. Facciamo presto. Ma Sir Galahad, mi senti? Sir Galahad. Palace. E sappi che Galahad non c'è più. No, c'è il Big Ben, no squad, c'è il Big Ben là. Vabbè, ecco, anche questa parte che effettivamente... Ma perché è di Order 2, cioè dovevano pulire... Sì, di Order 2, perché che spero che non faranno, a meno che non decidano veramente di correggere un bel po' di errori. Fino al mattino...